Come Pascoli ed Annunzio, Eugenio Montale è tra i poeti più grandi del Novecento, probabilmente il maggiore in Italia e comunque tra i più importanti della letteratura europea del Novecento. La critica riconosce in lui il fondatore di un canone poetico, un modo di concepire e fare la poesia che appare tuttora centrale e influente. Nato a Genova nell'ottobre del 1896, Montale compie i suoi primi passi sul terreno della poesia prendendo a modelli, in maniera più o meno consapevole, proprio Pascoli, D'Annunzio e il simbolismo francese, modelli che egli attraversa e supera, approdando a forme diverse di sperimentazione poetica nel lungo arco della sua esistenza. Il primo tratto saliente della sua biografia è infatti la longevità della sua esperienza di poeta, che copre circa 60 anni, dal 1920, quando poco più che adolescente scrive le sue prime poesie, al 1981, anno della sua morte. A differenza di Pascoli e D'Annunzio, Montale è sostanzialmente un poeta autodidatta che non viene da studi classici. La sua è infatti una formazione tecnico-professionale, quella di ragioniere, mestiere che avrebbe esercitato nella ditta paterna se non fosse stato per la divorante passione per la letteratura. La sua formazione è fatta dunque principalmente di letture solitarie e autonome, lontane sia dagli schemi accademici del tempo, sia dalla moda d'annunziana allora imperante. Benché schivo e riservato, Montale diventa uno dei punti di riferimento della vita culturale del paese già a partire dal primo dopoguerra, in particolar modo negli anni in cui il poeta vive e lavora a Firenze, dal 1927 al 1948, anni critici e insieme cruciali per la storia d'Italia ed Europa. In questo periodo, nonostante la sua posizione, Montale mantiene sempre un atteggiamento equidistante e lucido, mai apertamente militante, sia rispetto al fascismo che agli schieramenti politico-ideologici dell'Italia del secondo dopoguerra. Montale, che aveva imparato l'inglese da autodidatta, è stato anche un validissimo traduttore dei poeti inglesi classici e contemporanei e anche della letteratura anglo-americana. Accanto al giornalismo, la traduzione era una delle sue fonti maggiori di guadagno. Negli anni 40 collabora con altri scrittori al progetto dell'antologia americana promosso da Elio Vittorini per Bompiani, un'antologia dei maggiori scrittori contemporanei americani che contribuisce a svecchiare la letteratura italiana e soprattutto a liberarla dalla gabbia autarchica del fascismo. L'altro aspetto interessante della vita di Montale è il numero cospicuo di riconoscimenti ufficiali che gli sono stati conferiti soprattutto negli ultimi anni, tra il 1964 e il 1975, due lauree honoris causa, la prima a Milano nel 1961, la seconda a Cambridge nel 1967, la nomina a senatore a vita nel 1967 e infine nel 1975 il premio Nobel per la letteratura.